Allora, oggi questo video super 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 speciale per annunciarvi uno dei miei progetti a cui tengo di più in assoluto in 10 anni che sono su YouTube, che faccio questo lavoro. In tantissimi avevate indovinato perché vi ho accennato qualcosina nei mesi scorsi. Sapete che per Jewel Candle sono stata a Berlino, ma non potevo spiegarvi esattamente perché, quindi vi dicevo che c'era in ballo appunto questo progetto segreto, che stavo lavorando su un progetto, spero di essere a fuoco, non riesco mai a capirlo, e finalmente ieri è uscita, ragazzi, finalmente posso svelarvi tutto e volevo assolutamente fare un video dedicato per lei, perché questa è la mia candela firmata Jewel Candle, ovvero firmata Nicole e Jewel Candle. Questa è la candela che ho creato io, ho creato tutto dal packaging, ho scelto il colore della cera. Credetemi che voi pensate che di tonalità di rosa ce ne sia una sola, ce ne sono tantissime, ok? Credetemi. ho scelto tutto dall'etichetta al design, al fiocco, ma soprattutto al gioiello. Perché? Allora, queste, come sapete, se conoscete il brand Jewel Candle, ovviamente già sapete di che cosa si tratta, ma per chi non conoscesse il brand, per chi non conoscesse questo tipo di candela, vi spiego un attimino perché questa candela è così speciale e che cos'è che si nasconde al suo interno. Allora, questa è una candela profumata. Innanzitutto il profumo è di vaniglia e caramello e io lo adoro, secondo me è il profumo più goloso e ragazzi profuma tutta la casa, ve lo assicuro. Ho scelto una profumazione appunto che fosse in grado di profumare anche gli ambienti più ampi, più grandi, quindi state certi che il profumo di questa si sente e come, ed è super goloso ma non troppo forte, non stufa, quindi per me è stato veramente difficile anche scegliere la fragranza, ragazzi, cioè avevo il dubbio tra 3 fragranze e alla fine mi sono decisa per questa e sono super 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 contenta di aver fatto questa scelta perché la amo. Vi dico solo che la lascio aperta così, con il tappo aperto accanto al letto sul comodino per sentirne il profumo, perché la adoro, è buonissimo. Comunque, quello che vi stavo dicendo è che queste candele, oltre ad essere delle candele profumate che naturalmente durano tantissimo, e poi è figo perché si può riciclare ovviamente il packaging, essendo in vetro si può usare come portapennelli, insomma come porta, che ne so, pasta, ma questo è un altro discorso, io mi dilungo sempre. La cosa più speciale di queste candele è che all'interno di ogni candela si nasconde un pacchettino, qua dietro riuscite ad intravederlo, e si vede anche il disegno del tipo di gioiello che andremo a trovare al suo interno. Tutte le mie candele hanno degli orecchini in argento al loro interno, placcato oro 24 carati. Io le volevo assolutamente dorati perché sapete che solitamente gli accessori che indosso di più sono appunto dorati e sono quelli che secondo me stanno bene a tutte, mentre l'argento è un pochino più difficile da abbinare. Ho voluto assolutamente fare una collezione di orecchini, ragazzi, e gli orecchini che si trovano in ogni candela, perché ogni candela appunto nasconde un pacchettino, e man mano che la bruciate questo pacchettino si inizia ad intravedere e poi tirate fuori il pacchettino, lo aprite e all'interno appunto ci sarà un paio di orecchini argento placcatoro 24 carati. Tutti gli orecchini che si trovano all'interno di questa candela, e ovviamente è una sorpresa, non sapete quali andate a trovare al suo interno, e sono 17 design diversi che ho creato io, li ho disegnati tutti io, molti richiamano, vabbè, i miei gatti, molti richiamano i miei tatuaggi, e ogni singolo design è un design che io amo indossare, e ho fatto praticamente degli orecchini, ho voluto disegnare degli orecchini, e ringrazio Jewel Candle per avermi dato questa possibilità, perché oltre ad aver creato appunto il packaging e la candela in sé, ho creato anche una collezione di 17 orecchini che mi ha lasciato esprimere la mia creatività, ed ho voluto scegliere orecchini che io stessa indosserei, infatti quelli che indosso oggi, a parte uno forse che non è guarito del tutto e non voglio togliere l'orecchino, lo lascio ancora lì, sono tutti, fanno tutti parte di questa collezione e secondo me sono gli orecchini più fighi al mondo, ovviamente li ho disegnati io, ovviamente, però appunto ho potuto esprimere la mia creatività veramente al massimo e per me è stato bellissimo.
sia appunto per quanto riguarda il packaging della candela, ragazzi, perché anche solo aggiungerci questi flakes dorati su tutto il packaging, pensare a mettere la coroncina, allora la candela, non so se l'ho detto, dall'emozione si chiama Fairy Tale, voi lo sapete, io amo il mondo delle fiabe, amo le fatine, amo il mondo fatato, e quindi ho voluto chiamarla Fairy Tale, che appunto significa fiaba. Ma fairy tale, fairy significa fatina, però in inglese fairy tales sono le fiabe, e quindi ho voluto giocare un pochino su questo nome. Ho pensato di darle anche un nome italiano, fiaba, ma fairy tale, col fatto che fairy volesse dire fatina, mi piaceva di più. E appunto il packaging, vabbè, lo vedete ovviamente, ragazzi, il mio colore preferito è rosa, quindi non potevo non farla rosa. La trovo molto elegante, penso che stia bene un po' in tutti gli ambienti, sia in una cameretta che in una casa, anche su, voglio dire, su una scrivania lavorativa. E per me è la candela più bella al mondo, ovviamente l'ho disegnata io, e quindi per me è la candela più bella al mondo, è un gioiello prezioso, e io sono molto molto orgogliosa di questa creazione, ragazzi, perché è tipo una continuazione di me, non so come dirlo, cioè tutto quello che vedete per me è il top, cioè io ho scelto il massimo che potevo scegliere, ed ho anche per gli orecchini, ho scelto tutto quello che mi piace, infatti non vedevo l'ora che mi arrivassero per poterli indossare tutti. Adesso ve li farò vedere, sono tutti qua dentro e sono veramente tantissimi, 17 modelli diversi, però ho voluto appunto farla rosa perché è il mio colore preferito. Sul tappino vedete c'è una coroncina dorata, perché secondo me è molto princess questa candela, e quindi ho voluto appunto metterci la coroncina. C'è la mia firma, Nicole e Jewel Candle, stranissimo perché ho fatto un sacco di firme diverse e poi quella che andava bene era proprio la prima, perché ovviamente poi volevo scegliere la firma più carina da mettere sul packaging, quindi, ed era la prima, stranissimo, e poi sul packaging lo vedete, c'è uno specchio, una rosa, una scarpa con il tacco con fiocchetto, ovviamente la corona, chiavi e uno scettro dorato, appunto per ricordare questo tema fiabesco, fairy tale, princess, principessa, eccetera, che se mi conoscete, se mi seguite, sapete che il mio mondo è così, cioè io sono molto così, sono molto princess, molto fatina, molto vivo nel mio mondo delle fiabe, e per me è, sì, per me è la candela perfetta, e ovviamente il fiocchetto non potevo non sceglierlo rosa. Notare che è metallizzato, quindi è un rosa perlato che cambia leggermente colore come andiamo a spostarlo. Naturalmente c'è la garanzia Nicole e Jewel Candle sull'etichetta, e ci sono insomma tutte le istruzioni, e se non sapete come utilizzarla, insomma, ma è molto semplice in realtà, ovviamente basta accenderla, dura tantissimo, tipo dalle 90 alle 120 ore, una roba del genere, ragazzi, sono infinite queste candele, e ho voluto scegliere perché se conoscete il brand, loro hanno due misure di candela, una è quella più piccolina, una è questa alta, ho voluto assolutamente scegliere quella più alta, perché sì, ovviamente il prezzo sale perché c'è più prodotto, ma vi dura anche tanto di più, e poi quelle di questa forma sono le mie preferite, quindi dovevo fare la candela che per me fosse perfetta. Ovviamente vi metterò qua sotto, così potete cliccare direttamente il link in swipe up se volete acquistarla. Ricordatevi che sono candele speciali realizzate a mano, e che ci abbiamo lavorato tanto, ci ho lavorato tanto per questa candela, io e tutto il team di Jewel Candle, che voglio ringraziare perché sono stati meravigliosi, è stato bellissimo lavorare con loro e mi hanno lasciato veramente via libera su tutto, cioè tutti i gioielli che voi troverete all'interno, ragazzi, sono 100% miei, 100% idea mia, 100%, cioè tutto quanto ho fatto tutto quello che volevo con questa candela, e il risultato è perfetto, secondo me sta benissimo sulla mia scrivania, io la adoro, e quindi finalmente ho potuto svelarvi questo mega progetto che non vedevo l'ora, ragazzi, ripeto, da ieri è già online, se mi seguite su Instagram già lo sapete perché ne ho parlato su Instagram ieri, c'è già la foto dedicata, ci sono già le stories, perché ieri, cioè vi giuro, alle 16 ieri è stato proprio il lancio ufficiale della candela, io alle 16 neanche 01, io alle 16:00 già stavo su story
stories e ve ne parlavo perché ero troppo contenta, non vedevo l'ora di potermelo dire, vi giuro. Quando per questi progetti mi dicono no, aspetta, non puoi, io, ma no, ma neanche un po', no, no, Nicole, no, cioè voi dovreste vedere le email, io, ma posso almeno dire no, ma posso almeno no. Quindi, cioè, ieri finalmente alle 16 non vedevo l'ora e vi ho raccontato tutto, ve l'ho fatta vedere su Instagram, quindi se mi seguite lì sicuramente già sapevate, però potete acquistarla subito direttamente. Ho visto che vi sta piacendo tantissimo, almeno su Instagram ho avuto un feedback stra positivo, vi è piaciuta tanto, in tanti l'avete già acquistata, mi avete mandato lo screen, addirittura gli screen del carrello post acquisto, quindi vi ringrazio davvero immensamente di cuore, perché ho fatto qualcosa che mi piace, perché so che a voi piace il mio gusto, il mio canale che rispecchia il mio gusto, e quindi ho voluto fare qualcosa che per me è la perfezione, con l'idea e la convinzione che anche per voi fosse top, e quindi è veramente veramente speciale per me. Ma volevo passare un attimino, vi faccio vedere, naturalmente, non so se l'ho detto, oddio, oggi sono, cioè, vi giuro, sono troppo emozionata, quindi sì, qua sotto nel box di informazioni troverete il link per l'acquisto della mia candela con gioiello all'interno, non dimentichiamoci che sono candele gioiello queste, quindi c'è la garanzia e tutto quanto. E adesso vorrei parlarvi, vi filmerò una panoramica di tutti gli orecchini così riuscite a vederli. I modelli sono appunto 17, ci sono sia le verette, a Trieste li chiamiamo verette, in realtà sono gli anelli, cioè sono, vabbè, avete capito, gli anelli sono sia ad anello semplici con i brillantini, poi c'è un altro modello con i brillantini che sta leggermente più aperto rispetto all'altro. Poi c'è un paio con i diamantini, ci sono le stelline, ci sono i cuoricini, sono tutti molto, tutti i design che ho creato stanno bene sia da soli che assieme ad altri fori sui lobi, proprio perché io ho tre fori da una parte e quattro fori dall'altra, volevo che stessero bene anche su chi ha più fori, quindi sono piccolini, molto eleganti, molto fini, indipendentemente dall'età che avete potete indossarli, proprio perché appunto sono tutti molto, sì, li definirei proprio così, molto, molto fini, molto eleganti, secondo me rispecchiano il mio stile e quindi ho voluto che fossero appunto semplici da portare e che però che rispecchiassero comunque il mio carattere. Poi ci sono questi cuori con gli strass, un altro tipo di cuore che sono i miei preferiti, che hanno tantissimi diamantini, poi ovviamente un paio di orecchini hanno anche i gattini, perché ragazzi, con gatto Denver e gatta Stellina io non potevo, adesso ci sono anche gatta Beta e gatto Max, ma io non potevo non fare un paio di orecchini dedicati ai miei gattoni, giusto? Giusto. Vi devo dire la verità, inizialmente volevo dedicare proprio la candela ai gatti, ed ho visto anche delle tipologie di design, ma non mi soddisfavano tantissimo per il design, cioè quando ho visto questa, perché ovviamente ho fatto diverse prove, ragazzi, sono impazzita veramente, cioè volevo che fosse perfetta, e avevo pensato di appunto farla per, proprio con le immagini di Denver e Audrey, ma non mi soddisfava tantissimo. Questa versione mi è piaciuta molto 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 di più e penso che anche con qualsiasi tipo di arredamento stia meglio, però c'era l'idea, e quindi assolutamente un design orecchini per gatto Denver e gatta Stellina. Poi c'è la luna, perché ho voluto creare un orecchino con questo spicchio di luna, perché se mi conoscete lo sapete, all'asilo mi hanno appioppato l'immagine della luna perché sono lunatica, lo sono sempre stata fin, cioè, da piccolissima, e quindi la luna è proprio per questo, perché sono lunatica ed era il simbolo che mi hanno dato all'asilo. Poi c'è naturalmente il tatuaggio Believe, cioè l'orecchino che arriva dall'idea del mio tatuaggio Believe, che io ho tatuato qui sul polso, e l'orecchino è la stessa identica scritta, ovviamente piccolina, anche questo si può abbinare ad altri orecchini, ma è la stessa identica scritta che voi vedete sul mio polso, l'ho trasformata in orecchino e questo è forse il mio preferito, e se lo trovate nella candela, secondo me siete più fortunati, boh, non lo so, forse perché per me è talmente speciale questo tatuaggio che l'orecchino, averlo è pazzesco, e voi lo sapete, Believe per me ha tanti significati, ma significa credere nell'universo, significa credere che tutto succede per una ragione, significa credere che nulla accade per caso e che se sono in questo momento dove sono, davanti a voi praticamente, per me è perché sono convinta e credo profondamente che debba essere così, perché tutto quello che succede, succede perché doveva succedere, e quindi so di dovermi fidare dell'universo, del destino,
qualsiasi modo voi vogliate chiamarlo, e poi significa anche credere nel mondo delle fiabe, nel mondo fatato, in un mondo che io so che esiste, ecco, quindi senza che mi prendiate per pazza, però io in queste cose ci credo, quindi il mio tatuaggio Believe è proprio questo. Poi ho fatto i cuoricini che, insomma, sono bellissimi. C'è anche la stellina che ovviamente rimanda, dov'è? Manco mi ricordavo che rimanda al mio tatuaggio, quella stellina. Poi ci sono i fiocchetti, perché come sapete io ho una fissa per i fiocchetti, adoro i fiocchetti. Poi c'è, allora, questa è una specie di, questo è un, ovviamente non so se potete vederlo perché vi farò una panoramica veloce, ci sono dei cerchietti con i brillantini e sotto c'è il simbolo dell'infinito, sembra un po' una ghirlanda ma guardatela bene, sotto c'è il simbolo dell'infinito, se li trovate siete fortunati perché il simbolo dell'infinito, anche questo ha molti significati per me. Appunto gli anelli ve ne ho parlato, la stellina anche, ah beh, poi ovviamente ho voluto creare anche la scritta love, che non necessariamente significa solo amore per, cioè, fidanzato, marito o fidanzata, moglie, ma significa amore per tutto, per la vita, e quindi anche questi mi piacciono tantissimo con la scritta love. So che lo sto indossando, no, ho messo now, perché li sto cambiando ogni giorno, li sto indossando tutti. Poi c'è questo fulmine con gli strass che sta andando un sacco in questo periodo, sono molto molto famosi gli orecchini a forma di fulmine e quindi ho voluto anch'io crearne uno leggermente diverso però da quelli che si vedono in giro per colore e grandezza, però ho voluto assolutamente crearlo perché mi piaceva tantissimo e sinceramente se voglio una cosa e posso crearla da niente per poi indossarla, lo faccio. Poi ovviamente ci sono le coroncine, anche queste erano gli strass, ovviamente le coroncine, ragazzi, fairy tale, princess, coroncina, ovviamente doveva esserci la coroncina, e abbiamo quasi finito. Poi ci sono gli anelli semplici, questi sono stati in realtà un'idea molto precisa, perché sia che abbiate soltanto un foro, magari vi piacciono le cose appunto minimal, eleganti, non esagerate, non sfarzose, sia che ne abbiate di più, questi anelli semplici stanno benissimo su tutte. E basta, mi sa che vi ho fatto vedere tutto, no, cioè ne manca uno, perché so che è quello che sto indossando in questo momento ed è un altro orecchino che io ho ispirato al mio tatuaggio e lo vedete qui, c'è Now, questa è la mia scrittura, mi piace che nessuno sappia che cosa c'è scritto, solo io lo so, e questo tatuaggio, quindi ci sono anche gli orecchini con la scritta Now, che adesso non sto trovando, ma lo sto indossando in realtà, da questa parte, e la scritta Now perché? Perché per me è molto importante ricordarsi non di vivere la giornata, molti fraintendono con il vivere il momento presente, e più che essere presente in qualsiasi momento, molto spesso ci perdiamo un pochino nei nostri pensieri, nei meandri della nostra mente, che se ci pensate, vabbè, questo è un po' la legge dell'attrazione, i libri di Eckhart Tolle, eccetera, eccetera, però la nostra mente si concentra sempre su due cose, o sul passato o sul futuro, sempre, se lo notate, paura per il futuro, sensi di colpa per il passato, ripensamenti per il passato, devo fare così, devo fare colà, potevo fare così, potevo fare colà, per il futuro, oddio come andrà, oddio riuscirò a fare questo, oppure quando finalmente riuscirò sarò felice, io invece voglio essere felice adesso, now, voglio essere presente in questo momento, altrimenti, perché la vita è questo, la vita è adesso, tutto quello che abbiamo è questo preciso istante in cui voi mi state vedendo, è tutto qui, non ci sarà, cioè, continuiamo a pensare al futuro e al passato, ma nel futuro e nel passato eravamo nell'adesso, quindi io voglio vivere nell'adesso, e non significa godersi la vita alla giornata, anzi è completamente diverso, significa vivere nell'adesso, essere presente. Per qualcuno quando mi parla voglio esserci in quel momento, non voglio avere la mente che va in altre parti e soprattutto non voglio lasciare che la mia mente, che si concentra sui problemi del passato e del futuro, mi svii da quello che ho adesso, per cui devo essere molto grata. Quindi ne ho parlato comunque di questo nei miei video, quindi lo sapete come la penso. Se volete altri video sulla legge dell'attrazione, adesso mi sto un po' divagando, li farò. Scrivetemi che cosa volete e io lo farò, però questo è il significato del mio tatuaggio Now e quindi non appena mi è arrivato l'orecchino l'ho subito indossato perché per me
è appunto un significato molto molto profondo. Non che necessariamente tutti i tatuaggi debbano avere un significato profondo, perché per esempio la stellina mi piaceva e l'ho fatta, però per me questi due tatuaggi sono particolarmente importanti e quindi ho voluto trasformarli in degli orecchini. Quindi ragazzi, molto importante, chi l'ha acquistata, fatemi sapere che tipologia di gioiello avete trovato, che sono molto molto curiosa. Non esce subito il gioiello, perché appunto ci vuole molto tempo per finire la candela e il gioiello è più o meno qua, quindi ci vogliono giorni e giorni, anche se la bruciate dalla mattina alla sera, ma quando vi esce il gioiello è una sorpresa, proprio perché appunto non sapete quale troverete e sì, è una bella sorpresa secondo me, però vi garantisco che tutti i design li ho creati io, li ho disegnati io e ci ho messo tanto tempo, e però sono felice e orgogliosissima di ognuno, quindi spero tanto che vi piaccia questa candela gioiello e tutta la mia collezione di gioielli, perché per me è molto speciale. Vi dico, ho fatto molta fatica a non farvela vedere prima, a non parlarvi di nulla, perché appunto, per me era talmente importante questo progetto che ci ho messo il cuore, l'anima e quindi non vedevo l'ora di poter condividere tutto con voi, perché YouTube è questo, è condividere con voi, è un feedback dalla mia parte e dall'altra, quindi voglio leggere i vostri commenti, voglio sapere che cosa ne pensate. Qua sotto appunto c'è il link. Il prezzo è di 36,95€, ragazzi, e ci sono altre candele in edizione limitata che costano di più sul loro sito, quindi volevo soffermarmi anche un attimino sul prezzo, perché ho pensato molto anche a questo ed ho cercato, credetemi, nei meeting che abbiamo fatto, uno dei discorsi principali a cui io tenevo molto era di riuscire a fare la candela perfetta per me, però senza alzare tanto il prezzo. Le candele della selezione standard costano tutte meno rispetto alle edizioni speciali, ma perché il fiocco è quello basic, non ci sono tutti i flakes dorati sulla confezione, non c'è tutto il lavoro dietro che ho fatto io per creare gli orecchini dal nulla, perché io li ho disegnati e poi una persona li ha realizzati per me. Non dimentichiamoci anche che i gioielli non sono solo in argento, ma sono in argento placcato oro 24 carati, perché li ho voluti così, quindi credetemi, il prezzo è il miglior prezzo che abbiamo potuto fare, perché se andate a vedere sul sito ci sono altre candele in edizione limitata che non hanno i gioielli placcato oro ma che costano di più, quindi credetemi, ho parlato anche del prezzo e meno non sono proprio riuscita a fare, perché ci tenevo comunque. Ah, però importantissimo, proprio parlando del prezzo, perché mi dite, cioè magari uno può pensare, per una candela sì, ma non è una candela, ci sono dei gioielli all'interno che si possono trovare in gioielleria, ci sono dei gioielli creati dal nulla, disegnati da me, quindi è appunto tutte le cosine che ho voluto anche aggiungere sulla candela, come vi dicevo, anche quelli ovviamente alzano il costo di produzione, ma credetemi che potevo alzarlo il prezzo e non ho voluto, credetemi. Andate a vedere il prezzo di altre candele in edizione limitata, vedrete che altre candele che hanno meno dettagli, che non hanno i gioielli placati oro, 24 carati poi, quindi è l'oro migliore possibile, costano di più, quindi fidatevi di me che meno non potevo proprio fare, altrimenti l'avrei fatto. Altra cosa volevo dire però, che fino a fine giugno, anche qui ho chiesto per voi, perché inizialmente non era nei pensieri, però ho chiesto per voi un codice sconto, ve lo metterò in sovrimpressione, il codice sconto è fairy-nicole10, che vi dà diritto appunto al 10% di sconto su tutto il sito, quindi sia che compriate solo una candela che ne compriate di più, avete il 10% sul totale del carrello. E questo è quanto, mia family. Spero tanto che non vedo l'ora di leggere i vostri commenti, quindi vi abbraccio fortissimo, vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!